Buonasera, siamo qui alle Officine UFO, qui con noi Miki di Officine UFO, Ciccio Menti a piede libero, e stiamo a Rutigliano e stiamo prendendo un bel tè. Allora, Officine UFO Rutigliano, una presentazione di questo progetto che sappiamo che in realtà non è solo su Rutigliano, no? Ma un progetto a livello provinciale, o sbaglio? No, il progetto delle Officine UFO unisce i comuni di Rutigliano e di Casamassima. È un progetto Bollenti Spiriti della Regione Puglia, a cui insomma hanno collaborato diverse forze, quindi sia le amministrazioni comunali sia quindi le autorità regionali. Vengono diciamo gestite da un gruppo di 5 soci gestori, quindi sia sul suolo di Rutigliano che di Casamassima e anche di Triggiano, e quindi sono diciamo un gruppo che gestisce 2 centri. Bene, perfetto. Quali sono gli obiettivi sul territorio che siete posti e che vi ponete quotidianamente? Le Officine UFO diciamo nasce con l'idea di investire i campi della produzione audio-video, quindi oltre comunque a far emergere i talenti del territorio nelle più diverse forme dell'arte, comunque ha come diciamo scopo principale la produzione audio-video. Quindi il centro di Casamassima è dotato di una sala registrazione e sala concerti, mentre le Officine UFO di Rutigliano sono più orientate verso le esposizioni e la produzione video, montaggio. Far ricordo il laboratorio digitale della memoria che avrà inizio l'11 di gennaio. Bene, come sappiamo anche ospitate altre associazioni del territorio, come per esempio Menti a Piede Libero, no? Sì, i Menti a Piede Libero sono diciamo i residenti dell'anno 2012, perché tra le varie attività delle Officine UFO, quindi oltre diciamo alla produzione e all'attività dei laboratori, come quello che si sta diciamo concludendo, che è quello di editoria web, riguarda le residenze artistiche, quindi affidare a delle associazioni radicate sul territorio per diciamo sviluppare un progetto appunto sempre verso queste tematiche, discipline, più che tematiche, discipline artistiche sull'audio e sul video. Allora, Menti a Piede Libero, qui Ciccio. Ciao Ciccio. Ciao. Auguri, sappiamo che è un anno di attività di questa il nostro compleanno, associazione. Il 15 gennaio. Ancora ricordiamo il Festival Suoni a Piede Libero, una grande partecipazione. Che ci sarà anche quest'anno. Benissimo, grazie. Quindi, i vostri obiettivi, quali sono stati? E i vostri risultati? E i nostri risultati soprattutto. Io volevo partire con un grazie anche alle Officine per la grande ospitalità che dà alle varie associazioni che ci sono sul territorio. Per quanto riguarda Menti a Piede Libero nasce come un'associazione, nasce come uno sfogo giornalistico di un manipolo di adolescenti che un giorno si riunì 3 anni fa e decise di scrivere un piccolo giornalino di informazione, così, giusto per buttare su carta le idee, i problemi che attanagliano la generazione. E subito dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, abbiamo deciso di fondare un'associazione, quindi di trasformare quelle che erano parole, concetti magari un po' vaghi, di concretizzarli proprio sul territorio, dal punto di vista di eventi culturali, di eventi musicali e di collaborazione anche con le altre associazioni che ci sono sul territorio. Ci piace definirci circoli di resistenza culturale, perché vediamo che l'impatto con la società che ci circonda, seppur provinciale, è molto, molto duro, quindi una vera e propria resistenza.
Non cerchiamo di sopravvivere, cerchiamo di vivere in maniera dignitosa, cercando sempre di offrire eventi alla portata di tutti, eventi piacevoli come quelli di psicologia che abbiamo fatto con questa psicologa di Roma che insegna la Sapienza. Quindi tante piccole realtà che confluiscono all'interno della nostra associazione. Bene, Michi, la risposta invece del territorio in questi anni per l'Officina UFO? Beh, anni non si può parlare di anni, nel senso che le officine UFO, sì, è vero, esistono da 2 anni, però diciamo che il primo anno è servito veramente da organizzazione complessiva, tipo rodaggio sul territorio. L'attività vera e propria, diciamo, è iniziata quasi da un annetto con una vera e propria programmazione artistica mensile. La risposta è molto positiva, cioè, appunto è servito tempo perché, diciamo, la popolazione acquisisca quasi credibilità, cioè che noi siamo credibili rispetto alla popolazione, rispetto, diciamo, alle opportunità che potremmo offrire, però rispetto agli avvenimenti che abbiamo, diciamo, creato mensilmente, la popolazione, soprattutto giovanile, ha risposto molto positivamente. Perfetto, allora torniamo a Ciccio. Secondo te, no, voi che siete un po' più giovani anche di noi, il ruolo di un'associazione oggi sul territorio? Okay. Bella domanda, John. Secondo te quale deve essere? Allora, e ci deve essere ancora, o secondo te tutto si deve spostare sul virtuale, o no, come si può interagire col virtuale per portarlo al reale? Beh, il virtuale diciamo che distrugge e altera quelli che sono i rapporti umani sotto tutti i punti di vista. E per un'associazione è ottimo dal punto di vista organizzativo, però nel momento in cui viene a mancare il contatto fisico, il contatto diretto con i ragazzi con cui si collabora, l'associazione è morta in partenza, cioè non si può fondare nulla sulla chat, nulla su un gruppo di Facebook. Ci vuole la militanza concreta. È la più grande sfida per i ragazzi della mia età, anche più piccoli, è proprio quella di prendere consapevolezza di questa distinzione pratica che c'è tra il mondo virtuale e il mondo reale. Pubblicando un link sulla manifestazione o pubblicando i link di Green Mind, per esempio, non si diventa più coscienti o più battaglieri, non si risolve niente, ci vuole il confronto soprattutto, il confronto lo si fa guardandosi negli occhi. Certo è che comunque grazie a Twitter, Facebook, si risparmiano soldi di promozione, di volantinaggio, manifesti, questo sì. Sì, questo è un buon punto a favore, però bisogna anche pensare al fatto che un utente di Facebook, quando si vede bombardato da 10.000 eventi, non prende sul serio neanche un evento. Stessa domanda a Michi, il rapporto tra associazioni e... Beh, sì, è un po' estremo quello che dice Ciccio, perché ragiona appunto per distinzione. Secondo me una cosa non esclude l'altra, c'è la tendenza a vederla in maniera sostitutiva. In realtà i rapporti umani potrebbero avvantaggiarsi delle relazioni che utilizzano la tecnologia per cementarsi. Una cosa non esclude l'altra. Michi, le difficoltà che avete riscontrato nella vostra attività? Vabbè, oltre, diciamo, alla difficoltà, diciamo, oggettiva di, diciamo, coordinare 5 soci gestori, però comunque voglio dire, sono difficoltà che, voglio dire, avrebbero anche le migliori famiglie. Io vedrei, diciamo, inserirei questa domanda rispetto alle difficoltà nell'ambito proprio di, diciamo, un più ampio panorama
nazionale in ambito, voglio dire, sia alla produzione culturale, perché voglio dire, in Italia, soprattutto in Puglia, diciamo, la produzione culturale è veramente carente. E soprattutto rispetto anche alla difficoltà a considerare le professioni creative dei lavori. Abbiamo appunto la tendenza più facile, diciamo, di emigrare sia per questioni professionali sia per questioni di studio, perché appunto sappiamo che in Puglia o comunque nelle regioni del sud non c'è questa, diciamo, tradizione. Quindi la difficoltà principale è appunto questa, sul convincere le persone che molto sta sicuramente alla propria intraprendenza, iniziativa personale, e soprattutto che è possibile attualmente rimanere qui in Puglia e sforzarsi, diciamo, di trattenere qui il proprio talento. Allora, Ciccio, tocca a te. Vabbè, io vado più sul territoriale. Diciamo che la difficoltà più grande è stato il primo bacio che abbiamo dato al comune di Rutigliano. Quando dico comune non mi riferisco solo all'amministrazione comunale, mi riferisco proprio a tutta la comunità. Proprio perché eravamo e siamo, diciamo, un'anomalia. L'età media è 19 anni, 18-19 anni, tra chi partecipa all'associazione, e quindi far passare l'idea di un'associazione giovane, lontano da ogni ideologia e lontano da ogni anche teologia a volte, in un contesto piccolino era un po' difficile. Infatti abbiamo avuto un po' di difficoltà anche con il pubblico per quanto riguarda alcuni eventi che magari non erano seguiti. Piano piano ci stiamo riprendendo. Va bene, i progetti per 2012 di Mente Piede Libero? Allora, noi abbiamo riproposto alle officine UFO l'evento di ogni estate, cioè di ogni estate dopo quest'anno, appunto il concorso musicale Suoni a Piede Libero. E intanto ci manterremo caldi con i soliti eventi, come quello di psicologia con questa psicologa Lugina Sgarro di Roma, e soprattutto abbiamo intenzione di lanciare la giornata degli alberi, quindi non vi anticipo altro, però è in programma questa cosa qui. Un punto fondamentale è la residenza, perché quest'anno, appunto, nel 2012 noi siamo ospiti, siamo residenti delle officine UFO, e quindi porteremo avanti, oltre ai soliti eventi, anche il nostro impegno per il mondo del riciclo. Va bene, un appello alla cittadinanza rutignanese e non. Un appello alla cittadinanza rutiglianese, di salvaguardare soprattutto il proprio territorio, visto che ci troviamo in un periodo che ci tocca da vicino, in un periodo di grande sprechi, ma soprattutto di pochissimo rispetto nei confronti del patrimonio naturale e artistico che ci circonda. Dalla spazzatura gettata per le strade fino al letame che inonderà la lama. Ecco. Okay. Miki, anche per te progetti 2012? Progetti 2012, sicuramente continuerà il progetto delle residenze, quindi con il coinvolgimento di associazioni che hanno vinto il bando alla fine del 2011. E che hanno ognuno proposto un progetto da sviluppare, quindi ci sarà sicuramente una maggiore attribuzione di autonomia alle associazioni coinvolte per sviluppare i propri progetti. Di conseguenza la programmazione artistica che ne scaturirà nel 2012 sarà in maggioranza frutto del lavoro delle associazioni fatto in loco.
Ci tengo molto a citare una per una, voglio dire, le associazioni che diciamo, rendono concreto tutto ciò e che sono la cooperativa sociale Il Sorriso di Rutigliano, di cui io occupo il ruolo di segreteria delle officine, grazie alla quale io occupo il ruolo di segreteria delle officine UFO, l'associazione, la cooperativa sociale Alice di Triggiano, con la quale ho collaborato riguardo alla programmazione artistica, l'associazione Occhi Verdi, che si occupa della parte didattica delle officine UFO, quindi sia rispetto al laboratorio di editoria web, sia al prossimo laboratorio dell'archivio digitale della memoria, e l'associazione Baobab di Casa Massima. Devo anche rendere merito a questa amministrazione comunale, che ha sicuramente dato una grossa mano sostenendo gli eventi che si sono svolti nelle officine UFO, quindi io mi auguro che ci sia appunto un network di realtà che si sostengono l'un l'altra. Un appello ai cittadini rutiglianesi a non lasciarsi andare dentro. No, un appello ai cittadini rutiglianesi è di avere meno diffidenza rispetto agli eventi che nascono e crescono sul proprio territorio. Diciamo che c'è la tendenza ad emigrare ovviamente verso altre destinazioni più attraenti o alla ricerca di eventi che siano sicuramente più fighi verso la città. No, è anche giusto che questo avvenga, perché ovviamente non è che si può rimanere sempre, voglio dire, a livelli troppo, voglio dire, provinciali. È giusto espandere i propri orizzonti, però ogni tanto fare più attenzione a quello che succede in loco e che è altrettanto degno di, voglio dire, curiosità e attenzione. Grazie a Ciccio e Michi. Grazie a voi. Grazie.